Oggi siamo qui con un nuovo weekly vlog, dato che ci tenevo a mostrarvi e a raccontarvi ciò che è successo in questi giorni più che impegnati. Ma tranquilli, se lo guarderete fino in fondo, l'azione non mancherà. Però, prima di cominciare, ho diverse cose importanti da annunciare riguardo alle gare e al futuro del canale. Ma dato che non voglio parlarne di fretta, ci dedicherò un intero video, che per essere più completo verrà trasformato in un Q&A. Quindi vi invito a pormi più domande possibili riguardanti il kart o qualsiasi altra cosa, così da avere l'opportunità di comparire nel mio prossimo video. Quindi ricordatevi di farlo nella storia di Instagram che ho appena pubblicato, che sarà visibile fino a domani, o qui sotto nei commenti o in direct con l'hashtag Q&A. Ma veniamo al sodo e cominciamo la settimana. Oggi è giovedì e ci stiamo dirigendo al South Garda Karting di Lonato per ritirare un pacco piuttosto interessante e diverso dal solito, oltre che piuttosto ingombrante. Forse ve l'ho già spoilerato dal titolo, ma ora andremo direttamente là a vedere di cosa si tratta e lo caricheremo su questa fantastica auto con cui lo trasporteremo fino a casa. Eccoci arrivati in quel di South Garda, cioè giusto giusto il pienone. Eccoci qui, te l'aietto montato. Abbiamo qui anche le altre scatolone, dentro tutti i componenti. E quindi we are ready to go at home con tutto il nostro bellissimo pacchetto ancora da montare. Alla fine bisogna montare tutte le carenature, il seggiolino e volante, tutte le altre componentistiche. Sì, ma perché mi sono preso un nuovo B-Rail solo ad aprile? Semplicemente perché fino ad ora ho utilizzato i mezzi del team Renda sia in allenamento che in gara, quindi non ne ho mai avuto il bisogno. Ma ora, dato che ho intenzione di partecipare a delle gare che il team non ha in programma di fare, e dato che ovviamente in qualche modo devo pure prepararmi su queste piste, non ho potuto fare altro che acquistare un telaio con un mio motore, così che potrò allenarmi in autonomia. Perché? Per come? Per dove? Per quando? Lo scoprirete nel prossimo video. E ricordati di iscriverti per non perdertelo. Comunque nei prossimi giorni vi porterò con me e con il signor Cugini, che adesso è un attimo al cellulare, nella fase di montaggio del kart intero. E poi andremo ovviamente anche a provarlo in pista per vedere un po' come si comporta. Quindi ora leviamo le ancore, vero signor Cugini, in versione yes. Pelicano. Quindi... persona. Ci vediamo direttamente in quel di Bergamo. Oggi è venerdì e sto finendo i preparativi del video delle telemetrie che probabilmente avrete già visto. Quindi ora non mi resta altro che mettermi davanti al PC per le prossime 5 ore a montare il video. E nel frattempo qui c'è un ospite speciale nella mia stanzetta con cui ho letteralmente passato la notte. E dopo il duro lavoro svolto solo per voi, mi sono concesso una pausa in realtà virtuale. Ok, da fuori è ridicolo, ma vi giuro che è davvero divertente. Good morning! Oggi è venerdì... Oggi è sabato. Oggi è sabato e come promesso vi porterò con noi nel montaggio del nuovo B-Rail. Quindi qui sul nostro carrellino abbiamo già preparato il telaio. Come vedete è già montata solo una piccola parte, tra cui l'impianto frenante, che comunque è ancora da collegare al pedale, i mozzi anteriori e la sale posteriore, che comunque andremo a togliere per mettere la puleggia della pompa dell'acqua. Qui in questi numerosi scatoloni abbiamo tutto il resto dei componenti, tra cui un set di cerchi, il bellissimo volante freeline, un sacco di roba e un altro sacco di roba ancora più abbondante. Tuttavia, prima di cominciare voglio mostrarvi un ospite speciale, ossia il vecchio Tony, che è resuscitato nella vigilia di Pasqua. Era un po' che non lo tiravamo fuori dal box ed eccolo qui. Ha ancora montato questo radiatore che è praticamente nuovo, quindi andremo a riutilizzarlo ancora sul B-Rail. Del resto è ancora qui, ancora bello intero, dai. Abbiamo deciso di iniziare dall'anteriore, quindi abbiamo proceduto all'inserimento del piantone e ora andiamo a fissarlo nella parte inferiore.
Quindi ora il mozzo di sterzo. Io so che forse è presto, ma andiamo a spacchettare questo bellissimo sterzo. Quindi mi sono traslato perché non si vedeva un cazzo ed eccoci qui con il nostro spacchettamento. All'interno della confezione troviamo un volante. Quindi direi che unboxing finito. Comunque quanto è figo sto volante. Pulito, ancora rosso. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Facciamolo leggere bene. Birrell Art. E questo è il punto di vista del musetto quando si guida. Quindi stiamo ultimando la parte anteriore con il fissaggio dei braccini di sterzo ai fuselli e all'attacco inferiore del piantone. Dopo essere arrivati a buon punto con l'anteriore, in cui abbiamo montato il volante e la frizione, che ovviamente dovremo ancora collegare, ci siamo spostati sul posteriore, in cui abbiamo montato la pompa dell'acqua in modo provvisorio, dato che dovremo ancora montare il sedile e successivamente quello ovviamente la posizioneremo meglio, e la puleggia con la sua bellissima cinghietta. Quindi ovviamente per farlo abbiamo dovuto sfilare la sale per poi appunto posizionarla. Ora invece procediamo al posizionamento dei mozzi. Una volta ultimato questo piccolo lavoretto, ci siamo spostati ancora sull'anteriore per mettere il supporto della carenatura anteriore. Quindi ora andremo a completare la fase di montaggio ancora di questa zona inserendo la leva del cambio. Ed ecco la leva inserita. Ora andremo ad avvitare il pomolo. Un consiglio che do agli spettatori è quello di applicare del frenafiletti sul filetto del pomolo, altrimenti si rischia di perderlo. E vi assicuro che per esperienza personale non è tanto piacevole perderlo in allenamento. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere immediatamente ciò che stavamo facendo perché appunto il cielo, e magari adesso ve lo faccio vedere meglio, è molto cattivo e ha iniziato a borbottare e a lasciare giù le prime gocce, come probabilmente si vede nel riflesso dietro al jack. E quindi nulla, ora vediamo un attimo come andrà, quindi se si calmerà oppure se verrà giù il diluvio universale, e nel frattempo facciamo ciò che possiamo fare. Innanzitutto quindi abbiamo provveduto al montaggio delle gomme Lega Rosse sui cerchi nuovi Freeline, e sono le stesse gomme che abbiamo usato a Franciacorta nella gara, quindi per provare i primi turni vanno ancora bene. Quindi tra le altre cose che possiamo fare ovviamente c'è il montaggio delle pance laterali, che avviene con questi gommotti. Non credo sia il termine tecnico, ma li chiameremo così. E con queste molle che li tengono tirati. Finalmente ha smesso di piovere, quindi abbiamo ultimato il montaggio delle plastiche, che come vedete sono ancora bianche perché lunedì andremo a montare gli adesivi. Ah, e ovviamente lunedì non ne abbiamo avuto il tempo. E come avrete notato abbiamo lasciato indietro il paraurti per comodità, dato che dobbiamo montare il seggiolino della Tillet. E qui si vede un vano tentativo di montaggio del sedile, dato che ci è stata fornita una cinghia della pompa dell'acqua troppo lunga. Quindi non riuscivamo a metterla in tensione perché la pompa toccava il sedile. Perciò siamo costretti ad accantonare momentaneamente i lavori sul kart, dato che ormai si è fatto tardi e si avvicina il giorno di Pasqua, che ho passato a sfondarmi di cibo e uova di cioccolato. Però lunedì sono stato produttivo, infatti mi sono spaccato di cibo e uova di cioccolato. Ne sono uscito come un bue, ma su via, dettagli. Martedì torniamo all'opera, ma stavolta per davvero. Abbiamo montato le ruote sul telaio, oltre ad aver montato il tillet con le sue quattro staffe originali. E ovviamente ora dovremo ultimare il lavoro con le staffe addizionali, quelle cromate, come queste. E abbiamo anche montato il nostro radiatore New Line completo di tendina, e quindi direi che we are ready to go. E appunto, off camera abbiamo sistemato il problema della pompa e abbiamo corretto la convergenza delle ruote anteriori, dato che ancora non l'avevamo fatto. E passando più rapidamente su questi giorni, mercoledì mi son preso una piccola pausa e dato che la mia è forata ho rubato la bici a mia zia e mi son fatto un giro di circa 2 o 3 ore nei paesaggi bergamaschi, ma... Nonostante questo sole primaverile, in realtà si gela perché c'è su un vento della Madonna ed è ghiacciato. Ed è per questo che appunto mi sono munito di guanti di protezione della verginità.
Mentre poi... siamo tornati a casa e mi ritrovo con questa sorpresa. Il mio ormai era un po' cotto, quindi ho preso l'11, che non sarà l'ultimo modello, ma va più che bene. E dato che sono particolarmente in vena di unboxing, mi metto a spellicolare il mio nuovo cellulare come un bambino quando arriva Babbo Natale. Giovedì, oltre ad aver fatto lezione in didattica a distanza, ho montato il motore sul kart. Anzi, il mio meccanico di fiducia ha montato sul kart il motore e tutti i pezzi rimanenti. Poi abbiamo preparato il furgone per il giorno tanto atteso, ossia il venerdì, in cui ci troviamo a Franciacorta con le Vega Rosse usate in gara il mese scorso. Dato che abbiamo pochissimo tempo per girare, l'obiettivo di oggi è quello di controllare che vada tutto bene e di prenderci un po' la mano con il nuovo telaio. E dato che vi siete guardati il video fino ad ora, sì, dai, ve lo meritate un giro on board e soprattutto, finalmente, siamo con l'audio a cui eravamo abituati. Beh, che dire, il telaio si comporta davvero bene e soprattutto nei punti in cui ero più carente riesco ad avere una sensibilità nettamente superiore a quello che ho usato in gara. E infatti ho girato in 48,15, un tempo leggermente migliore di quello in qualifica a gomma nuova. Quindi questo telaio sinceramente mi ha colpito in tutto e per tutto, anche se devo adattarmi ancora bene al freno dato che non stavo staccando davvero al 100. Però per capire il suo vero potenziale voglio provarlo a gomma nuova, magari con qualcosa che lo metta più sotto pressione rispetto a una Vega Rossa. Quindi tenetevi pronti alla prova del 9 su questo mezzo che promette davvero bene. E poi lo vedrete in una veste completa e definitiva, anche se la White Edition non mi dispiace. Quindi anche per oggi è tutto. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e come detto, se volete capire il vero motivo per cui ho fatto questa scelta, non perdetevi il prossimo Q&A e magari fatemi qualche domanda interessante a cui rispondere qui sotto nei commenti. Perciò noi ci rivediamo. Alla prossima!